Appassionati di motori, eccoci pronti per la nuova puntata del settimanale Tutto Motori. In apertura vi portiamo a Nuraminis per la festa degli autisti Madonna della Strada, organizzata da Paolo Bua, autotrasportatore di Nuraminis. Nel secondo servizio, spazio ai 4x4 con il campionato regionale XTC Extreme Trophy Challenge. In chiusura andiamo in pista, dove accendiamo i riflettori sul campionato regionale karting AC Sport. A Nuraminis si è svolta la festa degli autisti, organizzata dagli autotrasportatori di Nuraminis, con le celebrazioni in onore della Madonna della Strada. Lo scorso 1 luglio il raduno dei TIR si è tenuto in via nazionale presso la sede della ditta ARPA Trasporti, per poi proseguire la giornata di festa con la processione per le vie del paese, con il simulacro della Madonnina accompagnata dai TIR delle aziende di trasporti. Da via nazionale, con passaggio e sosta alla casa di riposo di Nuraminis, molto gradita dagli ospiti, sino ad arrivare alla parrocchia di San Pietro. Al termine della Santa Messa Solenne, il simulacro della Madonnina è stato accompagnato in località Nuracesus a Nuraminis, dove è stato sistemato nella nicchia e benedetto. Io ringrazio tutti i trasportatori, le aziende che sono venute, la gente che è venuta a fare la festa con noi. Penso che poi anche ringraziamo il ristorante che ci ha fatto una grande preparazione con i maialetti. Pensiamo che facciamo un buon pranzo e poi dopo pranzo vediamo di nuovo intervistare per vedere com'è andato tutto. Grazie per adesso, ringrazio voi e speriamo l'anno prossimo siete in nostra compagnia anche voi. Grazie. Gli organizzatori della festa degli autisti di Nuraminis Madonna della Strada ringraziano l'amministrazione comunale, il parroco Don Ignazio Devoto, i carabinieri, i vigili, l'associazione Acra, gli sponsor e tutti gli autisti che hanno preso parte all'evento. Abbiamo intervistato alcuni partecipanti. Bellissima giornata, per adesso sta andando tutto bene. Da quanti anni è in quella azienda lei? Io da 20 anni. Uno dei primi? Sì, sono il veterano della ditta ARPA, sì. Com'è il lavoro di padroncino? Difficoltoso? Sì.
un po' difficoltoso, però si lavora bene, dai. Quanti chilometri fa all'anno? Molti, molti. Non so quantificare, però già le faccio molte. Questa festa dei camionisti, Madonna della Strada, come l'ha vista oggi qui a Nuramini? Bella, bella, faccio tante. Ogni anno partecipo, è sempre bella, è sempre bella. Da quanti anni è con l'azienda ARPA? 12 anni. 12. Ecco, lei fa tutta la Sardegna? Tutta, tutta. Quindi come il suo collega Porru, diciamo, la famiglia la vede ogni giorno? Sì, sì, ogni giorno. Ogni giorno. Ecco, che mezzo ha lì alla guida? Un articolato. Non fa frutta come il collega Porru, no? Sì, sì, facciamo frutta, fresco e secco. Lei cosa parla, Sardegna o la penisola? Sardegna. Quindi un fortunato, diciamo. Sì, diciamo di sì. Ci sono molti autisti che fanno la linea, quindi... Fanno anche il continente, no? Lei è un dipendente? Sì. Di che azienda? Cotras. Lavoro con Pina Trasporti, ci occupiamo di cemento soprattutto. Sfuso e... Sia sfuso che... Sì, nell'ambito dei trasporti comunque. Situazione del trasporto sardo, diciamo, a parte le strade che un po' stanno migliorando, niente, ci sono gli alti e bassi come dappertutto, però non ci possiamo lamentare, poteva andare meglio, dai, su tutto, su varie cose. Abbiamo un dipendente della ditta? Sarda Bonifichi Amianto. Di dove siete? Di San Mazzai. Il lavoro com'è? Diciamo che è un po' a rilento, ma stiamo lavoricchiando. Niente. Che mezzi avete voi? No, noi abbiamo una macchina con la gru che usiamo noi stesso e adesso da poco abbiamo un trattore stradale, ma per le nostre esigenze stesso, non è niente di particolare. Diversi problemi che riguardano il difficile lavoro degli autotrasportatori, come ha evidenziato Paolo Bua. In Sardegna i trasporti hanno un problema grosso dobbiamo risolverlo tra noi, non con il governo, perché il trasporto in Sardegna, se siamo forti noi, lo vinciamo con tutte le cose, con i pezzi di ricambio, con i prezzi, e non ci dobbiamo fidare delle aziende che ci fanno impaurire per i prezzi, perché se arriviamo a questo punto siamo tutti nella grande difficoltà di tutta la Sardegna. Io passo la parola al signor Giordano che è un venditore di ricambi della Sardegna, che fa tutta la Sardegna, sta tentando di aiutare i trasportatori per avere dei prezzi migliori e di qualità. Da un po' di anni cerco di aiutare anche i trasportatori sardi ad acquistare i ricambi nel modo migliore possibile, insomma, sia dal punto di vista del pagamento che dal punto di vista della qualità e del prezzo. So bene che c'è questo problema di concorrenza anche insomma, sia tra di loro le aziende di trasporti sardi che quelle che vengono dal continente, che comunque operano contro tutte le tariffe con un abbattimento insomma, della tariffa mandando in difficoltà grosse aziende che sino a qualche decennio fa operavano in salute si portavano avanti facendo del loro lavoro diciamo un business, e oggi diciamo è venuto a mancare questa opportunità per loro e mi dispiace. Il problema grosso di noi autotrasportatori è sempre l'unico: le ore di guida, non siamo riconosciuti per il lavoro che facciamo, le strade che fanno schifo e nessuno si mette in testa di venirci incontro, di fare le strade in grazia di Dio, e rischiamo la vita tutti i giorni, e le persone ci considerano anche criminali della strada, anche se non lo siamo, perché secondo loro siamo visti così, e invece diamo un servizio per tutti, perché si muove su gomma quasi la maggior parte del trasporto. Io non guido bisonti, guido piccole motricette, sono nel trasporto degli animali vivi nell'alimentare, però siamo penalizzati da protezione animale, veterinari, queste leggi che non ci vogliono lasciare lavorare, non hanno manco un minimo di comprensione, e dovrebbero venirci incontro. Ci chiedono mezzi adeguati che costano l'ira di Dio e non abbiamo nessuna sovvenzione né dallo Stato e né da nessuno.